Buonasera a tutti, benvenuti al Consiglio Comunale del 15-5-23. Ringrazio tutti i partecipanti, tutti i presenti, il pubblico, idee avanzate, la stampa e i tecnici della trascrizione degli atti. Prima di iniziare con il Consiglio Comunale, prego il segretario di fare l'appello. Grazie, dottoressa. Buonasera a tutti, 21-18. Battista Barbara. Presente. Sarracco Giampio. Bianchi Pierluigi. Giannetti Emanuele. Grimaldi Cristiano. Iafrate Eloisa. Percibali Davide. Presente. Rauso Gianfranco. Presente. Battista Giuseppe Loreto. Presente. Evangelisti Rossana. Presente. E Simoni Davide. Numero legale. Sì, procediamo con la nomina degli scrutatori. Gianfranco Rauso. Davide Simoni e Davide Perciballi. È soltanto per una questione di vicinanza con il segretario che nomino sempre le stesse persone. Bene, possiamo procedere con il primo punto all'ordine del giorno, approvazione verbali seduta precedente. Mi riferisco ai verbali consiliari numero 1, 2, 3, 4 e 5 della seduta del 27 marzo 2023. C'è qualcosa da chiarire? Qualcuno vuole intervenire? Vi chiedo allora di votare per l'approvazione di questi verbali. Chi si astiene? Chi è favorevole? I favorevoli? Okay. Contrari nessuno. Non immediata eseguibilità. Ok. Bene, passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, consegna attestati di benemerenza. La parola al sindaco. Buonasera a tutti. Consegniamo nel corso della seduta del Consiglio Comunale di questa sera, a nome dell'amministrazione comunale, delle targhe di benemerenza, delle pergamene di benemerenza alle associazioni che lo scorso anno, nel 2022, hanno svolto volontariamente il servizio di prevenzione incendi, contribuendo in maniera significativa alla tutela del territorio. Gli attestati sono un segno tangibile di riconoscenza da parte del Comune di Fontanaliri. Esprimo nel più sentito ringraziamento per il generoso impegno profuso nel servizio di prevenzione antincendio svolto nel 2022 con il proponimento di valorizzare al meglio in futuro lo straordinario capitale di competenze, altruismo, solidarietà evidenziato. Le pergamene sono consegnate alla Protezione Civile Santa Barbara. Invito il Presidente Vittorio Casciano, ringrazio a nome di tutto il Consiglio Comunale, dell'amministrazione, la pergamena per il... Grazie. Alla squadra di caccia La Boiana, un grazie con chiamo il presidente Giampaolo Grascia e un ringraziamento per l'impegno personale a Tommaso Raboni e Massimo Palleschi. Invito Gioventù Protagonista nella persona di Maria Lucia Belli. Ed invito il rappresentante di Cacciatori Italiani Fontanaliri, Vittorio Venditti. Grazie.
possiamo andare avanti? Sì, infatti chiedo ancora una volta un applauso a queste associazioni e al loro prezioso contributo. Terzo punto all'ordine del giorno, approvazione del rendiconto di gestione e approvazione conto del bilancio, stato patrimoniale. Un attimo solo. Lino, chiedo scusa, mi avevano segnalato una cosa e ho dimenticato, mi avevano chiesto la squadra di caccia La Poiana, se potete chiamarla, mi avevano chiesto di un minuto di silenzio perché un loro associato è venuto a mancare nella giornata di ieri e quindi mi avevano chiesto di ricordarlo e quindi prima di procedere se possiamo ricordare Antonio Broia. Facciamo anche le condoglianze alla famiglia e procediamo con il terzo punto all'ordine del giorno. Approvazione rendiconto di gestione e approvazione conto del bilancio. Stato patrimoniale per l'esercizio finanziario dell'anno 2022. La parola al sindaco. Sì, andiamo ad approvare il rendiconto di gestione riferito all'anno 2022. Il rendiconto è stato approvato anche dalla Commissione Pari Opportunità, Servizi Sociali, Bilancio, quindi con i consiglieri Bianchi Perluigi e Davide Perciballi, ha il parere positivo del revisore dei conti, evidenzia nella parte principale, cioè nel risultato di amministrazione, abbiamo visto che praticamente abbiamo dovuto procedere a degli accantonamenti per alcune soccombenze che il Comune ha avuto su alcune cause legali. E l'avanzo di amministrazione del 2022 è solamente pari a 5.800 euro. Questo è un risultato che evidenzia che comunque considerando che lo scorso anno abbiamo utilizzato nel bilancio anche una parte di avanzo, comunque evidenzia qualche piccola registrazione che dobbiamo porre in essere per evitare in futuro che il bilancio possa tra virgolette presentare qualche brutta sorpresa, perché negli anni 2017-2018 abbiamo sempre avuto qualche difficoltà nella gestione del bilancio per diminuzioni di trasferimenti statali, mancate entrate, cosa che invece non si era verificata dal 2019 in poi, in particolare
2019-2021, nel 2020 abbiamo avuto diversi trasferimenti che lo Stato ha messo per il Covid, e questo ha consentito anche negli anni successivi la disponibilità di un avanzo che ci ha permesso, tra virgolette, di stare in tranquillità. È come se, diciamo, avevamo un tesoretto, però questo tesoretto oggi con questo rendiconto ci dicono che il tesoretto è finito, e quindi il Comune di Fontanaliri dovrà necessariamente attivarsi per registrare meglio diciamo, la gestione del bilancio. Io lo dico soprattutto perché, diciamo, per prevenire una discussione che sicuramente ci sarà, legittima, che comunque si svolgerà poi quando a fine mese porteremo il bilancio di previsione, dove, a differenza degli anni passati, comunque siamo intervenuti su alcuni aspetti dove in passato abbiamo sempre, tra virgolette, evitato di fare. Diciamo, questo è l'aspetto principale dal punto di vista politico. Dal punto di vista tecnico non so se ci sono osservazioni. Diciamo, il rendiconto è principalmente, diciamo, un aspetto estremamente tecnico, che però consente di fare delle fotografie dello stato di salute del comune. Negli ultimi due anni si registra questo, cioè il comune ha diminuito la capacità fiscale di entrata, in particolare non fiscale, proprio una capacità di entrata che è diminuita, e quindi per questo motivo, diciamo, il Consiglio Comunale è bene che ne prende atto per le valutazioni successive, non quelle di questa sera e attuali. Prego. Allora, per quanto riguarda il rendiconto, io ho alcune osservazioni da fare. La prima riguarda la figura del responsabile del servizio finanziario. Chiedo per quale motivo ricopre questo incarico il vice sindaco, quando l'ente ha nell'organico due persone con le competenze sicuramente maggiori rispetto a quelle che può avere il vice sindaco, una con una competenza ultra ventennale, una categoria D, e l'altra una nuova assunta a 12 ore settimanali, entrambe categoria D, e quindi vi chiedo per quale motivo il responsabile del servizio finanziario è stato, il ruolo è stato affidato al vice sindaco, il quale mi risulta che l'ente ha un regolamento degli uffici e dei servizi, anche se non è pubblicato, e vi chiedo quindi gentilmente di pubblicarlo. Ho avuto qualche stralcio, e all'articolo 25 mi risulta, articolo 25,5, mi risulta che ci sono delle incompatibilità rispetto ai pareri che dà il responsabile del servizio finanziario nelle delibere di giunta, e quindi chiedo al segretario se conferma quanto io sto dicendo. Allora, mi risulta che questo ente ha un regolamento degli uffici e servizi, non è pubblicato ma esiste. Questo va bene, ho capito la domanda. Ecco, all'articolo 25,5 recita che al fine di operare un contenimento della spesa, va bene, poi l'incarico può essere affidato anche a un componente dell'organo esecutivo, è espressamente esclusa da tale deroga l'affidabilità delle funzioni relative ai pareri di cui al precedente comma 3, lettera 1 del presente articolo, per cui il componente della giunta non può dare i pareri rispetto all'articolo 49 del TUEL. È così, segretario? È così, se lei lo sta dicendo evidentemente c'è scritto. E quindi com'è possibile che il vice sindaco riveste questo ruolo? E perché questo incarico non è stato dato a Lorella Orsino o all'altra dipendente?
le motivazioni della scelta. Tra l'altro non, mi sembra che non ci sia nessuna delibera di giunta che ha dato l'incarico al vice sindaco. Il sindaco, cioè, comunque ha fatto il decreto. Fa il decreto e non c'è bisogno di una delibera di giunta. Non c'è bisogno di una delibera di giunta e comunque la legge consente di affidare la responsabilità agli amministratori e consente di poter esprimere i pareri, addirittura di poter fare il RUP agli amministratori. Che l'incarico di ricoperto da ma non è che lo ritengo io, sia compatibile rispetto al regolamento che abbiamo. Lo ritiene la legge. Noi abbiamo un regolamento. Lo ritiene la legge, ripeto. Quindi, segretario, è così? Dovrei approfondire un po' quello che mi sta dicendo perché non l'avevo notato, però la norma non vieta il... Quindi il regolamento va contro la norma? Potrebbe essere limitativo rispetto a quello. E allora vi chiedo gentilmente di verificare sulla base del regolamento vigente. Sicuramente, però si tratta di un regolamento di organizzazione uffici e servizi che non è attuale, sarà penso datato, non lo so. Allora lo dovete rifare, lo dovete rendere più attuale. Quindi la mia prima perplessità è questa. L'altra osservazione in parte risponde a quello che ha detto il sindaco rispetto al risultato. Allora, ho visto la relazione del revisore e per quanto riguarda l'IMU, il revisore qui dice che le entrate accertate nell'anno 2022 sono diminuite di euro 72.523 rispetto a quelle dell'esercizio 2021 per i seguenti motivi. Due punti. Omessa emissione di ruoli. Ci si può permettere di non emettere ruoli? Cioè, se il comune non riscuote, non paga. Cioè, io penso che è una grave mancanza il fatto di non aver emesso ruoli, anche per 1.000 euro. Anche perché ho visto che ci sono residui attivi per un importo iniziale di 4.261.319,15. Nel 2022 sono stati riscossi soltanto 710.000 euro. Abbiamo ancora residui per 3 milioni e mezzo di euro. Ora io, a casa mia, se ho bisogno di soldi, io vado dai miei debitori e vado ad incassare. Io non vado a rapinare. Cioè, quindi, se ci sono delle somme da incassare, perché gli uffici non si attivano per recuperare queste somme? Siamo sicuri che queste somme sono ancora esigibili, che non ci sono somme che non verranno più riscosse? Cioè, se l'andazzo è questo, che nel 2022 qualcuno si è dimenticato, oppure, non so per quale motivo, non ha emesso questi ruoli, io che affidabilità posso dare a chi ha predisposto questi atti che mi dice che ci sono oltre 3 milioni di euro da riscuotere. Comunque, l'osservazione però più importante riguarda un altro aspetto. Intanto, segretario, le devo chiedere se questo è il contratto di lavoro individuale del tecnico con il quale lei ha fatto i rinnovi di volta in volta. È questo? Comune di Fontana Liri, bisognerebbe chiedere al Comune di Costa Fibrione se questo effettivamente... Allora, questo è l'atto pubblicato sull'albo online del Comune di Costa Fibrione e io ritengo, visto che ci sono i timbri lì dei rinnovi, che sia quello che voi avete utilizzato per i rinnovi. No, bisogna...
bisogna distinguere quello che è il rapporto di lavoro tra il Di Passio Gabriele e il comune di Posta Fibreno. Benissimo. Che sarà questo il contratto, sarà questo il contratto, io non ho motivo di dubitare. Allora, poiché... E quello che è invece il rapporto tra i due enti, che è il comune di Posta Fibreno e il comune di Fontana Liri. Comunque, poiché il tecnico... La legittimazione del soggetto non gli è data da... Non è un dipendente del comune. Però nel momento in cui è stato, fra virgolette, assunto ed è stato rinnovato... Io so che è stato assunto nel 2019, non nel 2014. Sì, ma nel 2019 però è stato assunto sulla base di questo contratto del... Vabbè, comunque... Però stiamo a parlare del rendiconto. Poiché le spiego, un attimo, abbia pazienza perché la cosa riguarda anche lei. Poiché questo tecnico ha predisposto degli atti propedeutici alla predisposizione del rendiconto e poiché vi leggo qual è la situazione di questo... Proprio lei che è tutore della legge, mi dispiace. Sto facendo niente di illegale. Mi dispiace. Sto facendo perché mi sta accusando di qualcosa di illegale. No, volevo. No, assolutamente. Volevo che lei fosse presente. Volevo che fosse presente. Cosa c'è del mio lavoro? Ho commesso per me è una garanzia. Calma, per favore. Per me è una garanzia lei. Ok, allora se è una garanzia sono contento. Per me lei è una garanzia, perciò le ho detto prima che è anche nel suo interesse. Perché sì, per, no, lo chiedo scusa se sì, io scusate, vi chiedo per favore di rimanere. Glielo chiedo a garanzia, vi chiedo di rimanere nel tema del punto all'ordine del giorno. Benissimo. Non capisco questo a che cosa serve. Arriviamo al succo, per favore. Questo serve. Allora, io ho preparato una dichiarazione con la quale faccio delle considerazioni rispetto agli atti che sono stati posti in essere per la assunzione del tecnico presso questo ente, che sulla base dei documenti reperiti dall'albo online, quindi documenti pubblici, ci sono forti perplessità sulla legittimità, per cui se gli atti posti in essere dal tecnico non sono legittimi, automaticamente non è legittimo quello che noi stiamo qui ad approvare. Quindi io vi dico che se mi permettete di leggere la mia dichiarazione, anche perché poi è una manifestazione di voto, bene, altrimenti vi dico solo la parte finale. Che cosa devo fare? La parte finale, benissimo. Quindi la parte finale, vi dico che per i motivi sopra esposti che riguardano la delibera di giunta con la quale è stata effettuata la convenzione, gli atti e i provvedimenti del sindaco, il contratto individuale che è firmato unilateralmente soltanto dal sindaco e non è controfirmato dal dipendente, per tutta una serie di motivi che sono qui specificati, oltre ai motivi sovraesposti si sottolinea la mancata dichiarazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 39/2013 sull'insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità da parte del tecnico Gabriele Di Passio per gli incarichi conferiti dal 1 luglio 2019 fino ad oggi, incarichi di posizione organizzativa e RUP, visto che l'unica dichiarazione resa dal tecnico Di Passio è del 2022, per i motivi sopra riportati, la sottoscritta ritiene che la convenzione stipulata dal Comune di Fontana Liri e il Comune di Posta Fibreno sia probabilmente viziata, sia nella forma che nella sostanza, e conseguentemente risultino probabilmente privi di efficacia tutti gli atti posti in essere dal geometra Gabriele Di Passio dal 1 luglio 2019 ad oggi, poiché le osservazioni della sottoscritta riguardanti la legittimità degli atti posti in essere dal responsabile tecnico e dall'amministrazione di Fontana Liri fino ad oggi hanno avuto risposte evasive e non esaustive, la sottoscritta chiede che queste osservazioni vengano sottoposte dai responsabili dell'amministrazione agli organi competenti, ANAC, Corte dei Conti, Funzione Pubblica, per un parere sulla legittimità dell'operato dell'amministrazione comunale e degli atti predisposti dal tecnico Gabriele Di Passio.
Si chiede gentilmente che copia di questa dichiarazione con i relativi allegati venga fornita a tutti i consiglieri comunali e inviata alle associazioni sindacali interne ed esterne. La sottoscritta inoltre si riserva di adire le vie legali e di trasmettere le stesse agli atti oggetto della presente alle autorità competenti e preposte ai controlli, anche al fine dell'individuazione delle responsabilità nell'ambito dell'ente comunale per eventuali azioni risarcitorie. È chiaro che se il tecnico ha fatto la rendicontazione, se il tecnico ha fatto il riaccertamento dei residui, gli atti predisposti dal tecnico per me molto probabilmente sono illegittimi. Questa è la mia dichiarazione di voto. Le chiedo gentilmente di metterla agli atti del Consiglio. Questi sono gli allegati e i consiglieri comunali. Dovrebbe firmare pagina. Subito. Posso prendere. Numerare anche le pagine. Allora, mentre la consigliera termina la firma delle pagine. Cedo un attimo la parola al sindaco per alcune spiegazioni su questa questione e comunque ci impegniamo nelle interrogazioni come ci chiedeva la consigliera, come già ne abbiamo fatte altre per tanti motivi, e quindi adesso il sindaco precisa qualcosa. Principalmente volevo chiedere, cioè, quello che si mette in dubbio sono gli atti tra il comune di Fontanarieri e il comune di Posta Fibreno, o gli atti tra il comune di Posta Fibreno e il comune e la singola persona, perché sono due cose profondamente diverse. Volevo capire in modo che posso rispondere se sull'una o sull'altra o su entrambe. La convenzione con il comune di Posta Fibreno è un atto viziato. Allora, perfetto, ha fatto una domanda, sì. Io replico, cioè una, sì, un'affermazione. Sì. La convenzione con il comune di Posta Fibreno non è viziata da nulla. L'articolo, noi siccome probabilmente non ci capiamo su questo punto, però abbiamo... Ha chiesto un parere? Noi quando diciamo ci... informiamo, cioè quando rispondiamo in genere abbiamo la buona abitudine di informarci con, oltre in primis dal nostro segretario, che non è segretario comunale ma segretario generale. Questa è una piccola differenza, però conta molto, cioè in pratica è un po' più bravo del segretario comunale, poi è modesto, non lo dice, ma lui è segretario generale, non segretario comunale. Sono due cose diverse. Il segretario comunale e il segretario generale è un po' più preparato. Ma mettiamo che non ci fidiamo del nostro segretario. Noi abbiamo diversi consulenti, tra cui siamo associati alla Lega dei Comuni, che ha più di 500 comuni nel nord. Noi siamo l'unico comune del Lazio che ha la convenzione con l'Associazione Lega dei Comuni, e forse abbiamo uno dei massimi esperti giuristi amministrativi, il dottor Antelmi, che fa corsi in tutta Italia e che, a cui noi ci rivolgiamo quando abbiamo qualche dubbio, e altri consulenti ancora che saltuariamente possiamo, diciamo, disturbare. Detto questo, il punto che forse non si riesce a comprendere è che noi con la convenzione con Posta Fibreno abbiamo convenzionato il dipendente con l'articolo 14 del CCNE, del contratto collettivo nazionale del lavoro, sì. E questa possibilità ci è data dalla legge, e quindi l'eventuale problema che intercorre tra Posta Fibreno e il dipendente comunale non mette a rischio questa. Anzi, nel mondo giuridico, perché io vedo lei, consigliere, che spesso dice no, qua si annulla tutto, questo è nullo, ma nel mondo giuridico il principio è un po' diverso. In genere c'è la salvaguardia degli atti posti in essere, anche c'è il funzionario di fatto quando addirittura ci sono nomine viziate. Cioè, il fatto che voi puntate a annullare sempre tutto, guardate che è difficile sostenere queste tesi, a meno che non ci siano, e qui il segretario generale è il professore, i tre classi canonici vizi dell'atto. Quindi
ripeto, su questo poi ci possiamo confrontare. Tra l'altro, sulla dichiarazione mancata di inconferibilità, abbiamo anche, mi sembra che è arrivata la mia nota a lei, consigliere, la nota in cui si spiega con riferimenti di legge che l'articolo 20 della legge 2013, avendo fatto la dichiarazione nel 2020, nel 2022, ha effetto sanante, l'incarico si intende nullo non se non c'è la dichiarazione, bensì se mancano i presupposti sostanziali di conferibilità. Sono due cose diverse. Se mancano lei i presupposti... È tranquillo? Sì. Io no. E per questo mi sono rivolta a un legale e per questo le posso dire che parole del legale, che la situazione è devastante, vedremo chi ha ragione. Intanto io le posso dire che nel momento in cui è stata fatta la convenzione con il comune di Posta Fibreno, il tecnico non ricopriva un ruolo apicale. Lei voleva un ingegnere o un architetto, lei ha preso un geometra, perché il tecnico a Posta Fibreno ricopriva il ruolo di geometra, quello, aveva un contratto no, di geometra, poteva avere la laurea no, di ingegnere. Su questo, su ma non questo c'è purtroppo atto. È il punto dove diciamo che non ci non comprendiamo. Noi non abbiamo convenzionato l'ufficio tecnico. Se fosse stata una convenzione ex articolo 30, allora avrebbe ragione, cioè il soggetto doveva avere determinati requisiti. Noi abbiamo convenzionato il dipendente. Il dipendente può avere la responsabilità in un comune e può non averla in un altro senza alcun problema. L'importante è che ha i requisiti, cioè la laurea, che voi sostenevate non avesse, invece la ce l'ha. La laurea, allora, ha sostenuto l'esame di Stato nel 2016, si è iscritto all'ordine degli ingegneri a gennaio 2020, a luglio 2019, quando lei lo ha preso, non era iscritto all'ordine degli ingegneri, non si poteva firmare ingegneri. Allora, il dottor Anterni, che è, ripeto, uno dei massimi esperti del mondo amministrativo, vi invito a leggere il curriculum. Alla domanda ha risposto è una questione irrilevante. Allora guardi, io le ho fatto un promemoria, lei lo inoltra agli enti preposti e vediamo se è come dice lei o come dico io, che problema c'è? Che cosa devo inoltrare io? Non ho capito. Un promemoria. Io lascio questo. Abbiamo già risposto parecchie volte all'ANAC, alla Procura, alla Guardia di Finanza, tante volte. E poi vediamo se è come dire. Anche su questa vicenda sono arrivate, abbiamo già risposto, non credo che dobbiamo rimandare, se ci sta qualche problema ce lo diranno. Allora, le domande sono quelle, non sono quelle, allora dipende sempre dalla domanda che viene posta. La domanda, le domande sono quelle, gli atti sono quelli, su quegli atti e su quelle domande va chiesta una risposta, su quegli atti e su quelle domande, perché dipende da quello che lei chiede, dipende dagli atti che fornisce. Gli atti sono quelli, sono stati pubblicati, sono presi dall'albo online, ci sta un contratto che è firmato soltanto da una parte. Avete qualcosa da aggiungere riguardo il punto 3? Qualcuno vuole dire qualcos'altro? Bene, vi chiedo di votare per l'approvazione del terzo punto all'ordine del giorno, rendiconto di gestione e conto del bilancio. Chi si astiene? Ah, e tieni serena. Tranquillo. Chi si astiene, abbiamo detto? Chi è favorevole? Contrari? Immediata eseguibilità. Vi chiedo di votare ora per l'immediata eseguibilità. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario?
Quarto punto chiedo all'ordine del... A questo punto io intendo abbandonare l'aula perché ritengo che non ci siano i presupposti per votare ulteriormente. Grazie. Prego, buona serata. Buona serata. Buona serata. Ah, questo è di Gianfranco. Quarto punto all'ordine del giorno, approvazione addizionale comunale IRPEF anno 2023, parola al sindaco. Facendo segno di quello che abbiamo detto nel punto precedente, ovvero che il comune di Fontana Liri ha registrato nell'ultimo anno qualche difficoltà di bilancio complessivamente, quest'anno non abbiamo confermato l'IRPEF dell'anno scorso, ma l'abbiamo modificata. Abbiamo incontrato i sindacati provinciali di CGIL, CISL e UIL che ci hanno invitato, quando noi abbiamo manifestato l'intenzione di aumentare per necessità di bilancio l'aliquota IRPEF, ci è stato chiesto di procedere a scaglioni e ci hanno fornito un prospetto di scaglioni possibili secondo il reddito, che vado a leggere perché è quello che poi noi abbiamo riportato, approvato già in delibera di giunta e oggi confermiamo in consiglio: da 0 a 15.000 euro 0,4, da 15.001 a 28.000 euro 0,6, da 28.000 euro a 50.000 euro 0,7, oltre 50.000 euro 0,8. Noi speriamo che questo aumento, che purtroppo siamo costretti a fare, sia necessario solo per l'anno 2023. Questo è il nostro auspicio, sperando che l'anno prossimo avremo una situazione di bilancio più rosea che ci permetterà di ritornare a intervenire riducendo la pressione fiscale. Puoi dire qualcosa, Giuseppe? Allora, sicuramente, visto che veniamo da diverse problematiche, siamo relativamente usciti dalla crisi pandemica e soprattutto stiamo pagando ancora i conti legati agli aumenti che ci sono stati con la guerra scoppiata in Ucraina. Quindi assolutamente non ritengo opportuno, io sono un moderato, quindi quando si parla di mettere le mani in tasca ai cittadini, io sono sempre contro, ma non perché appartengo purtroppo allo scaglione, quello 0,8, non è che mi renda felice, ma come linea generale, insomma, andare a gravare sulle tasche dei cittadini che, ripeto, stanno pagando sulla propria pelle contingenze non soltanto locali ma generali, quindi non posso non condividere questa, l'aumento delle tasse, quindi voterò contro. Poi approfitto dell'occasione, vedendo l'ordine del giorno, e questo mi rivolgo al sindaco, sono rimasto così un po' sconcertato e un po' meravigliato che l'altra volta è stato chiesto il rinvio dell'interrogazione sul piano regolatore generale, e ho visto che non è stato inserito, ma non perché sia un interesse peculiare del sottoscritto, che oltretutto non ha nessun interesse rispetto alla variante del piano regolatore, ma perché molti cittadini hanno
visto in questo strumento una possibilità di soluzione a delle problematiche in itinere magari da anni, e anche perché lo ritengo uno strumento indispensabile per quello che possa essere negli anni a venire di sviluppo del paese stesso. Quindi, visto che sono trascorsi circa 3 anni dall'approvazione delle varianti del piano regolatore e visto che ancora almeno io personalmente non ho risposte a riguardo, ma ripeto, mi faccio portavoce di quelle che sono le istanze di alcuni concittadini che sono interessati a questo. Quindi ecco, a riguardo vorrei avere una risposta dal sindaco, insomma, per a mia volta poter dare delle risposte a chi mi chiede lumi a riguardo. Grazie. Sì, un'osservazione pertinente, nel senso che effettivamente la volta scorsa avevamo detto questo e abbiamo avuto un primo confronto con la Regione Lazio, presumibilmente insomma non è stato sufficiente e probabilmente saranno necessari degli altri aggiornamenti. Comunque, in ogni caso, il prima possibile porteremo la risposta dell'interrogazione per aggiornare sulle decisioni in merito. Non so se con la prossima del bilancio, però se non è quella subito dopo, perché obiettivamente su questo dobbiamo assolutamente dare delle risposte e prendere delle decisioni. Cercheremo di farlo il prima possibile. Adesso, sempre a proposito, un'altra richiesta che ti voglio fare. Ho saputo anche perché oltretutto è il mio paziente che a breve ci sarà l'ennesimo pensionamento di un dipendente dell'ente. Volevo sapere a riguardo se il risparmio del costo di questo dipendente è stato considerato o entrerà nelle spese generali, perché magari poteva essere utilizzato per magari evitare al primo o al secondo scaglione, al quale avete applicato, anche se un aumento più contenuto, comunque un aumento delle tasse. Volevo sapere, e poi sempre a riguardo, negli ultimi anni sono andate in pensione circa una decina di dipendenti, non sono state fatte assunzioni in pianta stabile. In un momento di crisi anche l'occupazione negli enti pubblici potrebbe essere una piccola valvola di sfogo. Io vorrei invitare a riguardo il sindaco e l'amministrazione a valutare in prospettiva se ci sono le possibilità di inserire del personale in pianta stabile, visto che ci sono stati tanti pensionamenti e che comunque penso anche nella gestione dei servizi l'ente stessa abbia dei problemi nella gestione ottimale dei servizi stessi. Grazie. Sì, ovviamente il pensionamento è stato considerato perché era previsto. Per quanto riguarda prossime programmazioni, saranno al vaglio del Consiglio con il DUP. Noi abbiamo la nuova normativa che ci penalizza tanto, tant'è vero che a fronte di credo 9-10 pensionamenti non abbiamo avuto neanche un'assunzione. Abbiamo dovuto ricorrere a queste convenzioni che noi facciamo con altri dipendenti. Abbiamo un dipendente del comune di Torri, c'è uno del comune di Anagni, uno del comune di Ceprano e altri, insomma, che tra virgolette vengono a prestare alcune ore qui a Fontanarieri, ma sono dipendenti e restano e resteranno dipendenti di quei comuni. La speranza, l'auspicio è proprio quello che possiamo fare delle programmazioni sotto questo aspetto, proprio con il segretario. Noi questa sera avremmo dovuto anche discutere del DUP, però poi lo ritireremo a maggiori approfondimenti. Uno di questi aspetti riguarda anche
la parte assunzionale, quindi sarà oggetto del prossimo consiglio. Ripeto, noi se avremo la possibilità saremo ben lieti, però purtroppo le nuove norme sono molto penalizzanti per situazioni come le nostre, in particolare che abbiamo fondo crediti molto ampi, crediti non riscossi eccetera. Tutto questo genera dei valori che poi non riusciamo bene a contenere e a gestire, e che creano appunto questo dislivello, perché nel personale è ovvio che noi abbiamo avuto siamo in grossa difficoltà, insomma, e questo è ovvio. Bene. Prego. Condividi con me allora che nel corso degli anni non è stata fatta una programmazione ottimale, forse c'è stata anche una gestione dei bilanci di previsione che non è stata troppo oculata. Il punto non è questo, il punto sono state le norme che sono, diciamo, in vigore sia precedentemente sia quella nuova, che purtroppo nel nostro comune è peggiorativa, non hanno consentito le famose assunzioni. Io penso che, diciamo, nessun comune vuole essere sotto organico. Se avessimo la possibilità saremmo sicuramente, però non l'abbiamo avuta, e speriamo adesso di poterne programmare qualcuna. Una domanda sempre a riguardo. Allora, col pensionamento di circa 10 dipendenti o più, comunque c'è stato nel costo del personale un risparmio obiettivo. Certo. Allora, questi soldi risparmiati che fine fanno? Il problema principale viene da lontano, dal 2017-2018, che c'è un deficit, c'era, perché adesso, un deficit strutturale che noi come comune avevamo. Cioè, per dirla tutta, se noi non avessimo avuto questi 10 pensionamenti, avremmo avuto grossissime difficoltà di gestione dell'ente. Quindi praticamente mi dici che il risparmio del costo del personale va a finire nella spesa corrente, cioè è andata a finire, è ovvio, nella spesa questo, corrente. Sì, questo come la legge permette, però, cioè, nel senso, è una possibilità. Noi per evitare già in passato di, per esempio, aumentare l'IRPEF o fare altre politiche, diciamo, abbiamo scelto di cercare di ridurre al massimo le spese. Quindi il problema è stato creato o si è creato negli anni 2017 e 2018? No, il problema si è creato, per correttezza, però il problema si è creato in particolare con la normativa del 2014. E tant'è vero che uno degli anni più difficili da gestire per noi nuova amministrazione è stata proprio il 2017, il 2018, che venivano gli anni dal 2014, ma non per è cambiata la normativa, è cambiato il nuovo modo di fare il bilancio comunale, che ha consentito a chi era prima di noi di poterlo fare in maniera più tranquilla, perché lo consentivano le norme. Quindi attenzione, però oggettivamente con questo cambio quasi tutti i comuni hanno avuto difficoltà, non siamo noi l'unico, anzi noi forse ci siamo pure salbicchiati. Purtroppo dal 2014 i comuni con l'armonizzazione, che ha in pratica tolto tutta quella pratica dei residui che si faceva, che uno portava per anche diciamo da 20 anni, 15 anni eccetera, in pratica ha messo a nudo le criticità del bilancio che sono state evidenziate e piano piano sono state spalmate negli anni. No, una cosa allora ti chiedo al riguardo: il vanto del sindaco Pistilli di avervi lasciato in eredità un comune sano, era realistico, era un vanto suo? No, però diciamo, allora chiedo. Il punto è questo, perché allora lui secondo me all'epoca l'amministrazione ha agito secondo le norme che consentivano all'epoca di svolgere i bilanci.
Quella, lo hanno fatto, hanno hanno comunque rispettato tutte le leggi. Con il cambio della normativa qualche problema si è creato. Non mi sento assolutamente di... Tu lo chiami problema, però il pensionamento di 10 unità che non può essere minimamente, cioè se prendiamo la collega Barbara, lavora in ospedale, in un reparto, non è che se vanno in pensione tutti, tutta la pianta del reparto, chiudono, è la stessa cosa, cioè in un piccolo comune come il nostro va in pensione il 50% dei dipendenti, ma sembra che sia impossibile poi poter gestire comunque il servizio ai cittadini, non potendo in minima parte rimpiazzare quella che è la pianta organica. Ripeto, questo è un dato di fatto ed è così, però tutto questo è stata una concentrazione di eventi, cioè il fortissimo taglio dei trasferimenti che c'è stato nel 2014 con la spending review, 2013-2014, il cambio della normativa, cioè tutto questo ha contratto di molto il bilancio comunale e quindi è chiaro che abbiamo avuto problemi di gestione. Tutto qua, cioè non mi sento di... Forse non hai avuto un Tremonti alle finanze quando nel tuo primo mandato. No, nel primo mandato no, avevamo anzi sia l'assessore Di Ruzza quando lui era delegato, ma soprattutto l'assessore Pierluigi Bianchi è stato, diciamo, particolarmente attento. E quindi però confrontare le due amministrazioni diventa difficile perché sono due mondi diversi, quindi io non me la sento nemmeno perché sono due modi diversi di cioè erano le norme che erano diverse. Ok, grazie, possiamo passare alla votazione. Grazie, allora vi chiedo di votare per il quarto punto all'ordine del... Scusa un attimo solo, voi che siete più bravi con i numeri, ecco, stavo riprendendo un articolo. Un articolo che... Allora, il contributo richiesto ai comuni dal 2013 al 2019 è passato da 1,66 miliardi a 16,66 miliardi nel 2015. Cioè, i comuni hanno contribuito alla spending review, contribuivano 1,65 a 16,66, cioè sono numeri troppo diversi, troppo, cioè parliamo di due cose completamente diverse. Ecco, questo... Non ho risposto prima perché vabbè, io mi sto un attimo... sto dimenticando non che facevo, ero, scusa che ero... Pierluigi, non facevo riferimento no, a te. No, ma infatti ma ho percepito, infatti mi sono fatto una risatina, vabbè. No, solo per dire qualche cosa, per integrare quello che diceva il sindaco. Prima di tutto, i trasferimenti. Già con il trend della discesa sotto i 3.000 abitanti, già quelli trasferimenti rispetto a quello che... Quindi, sono d'accordo io con... Io dico perché l'amministrazione Pistilli non è che ci ha lasciato no, i era problemi. Un sovando, tu sai che io però, gli ho fatto però, l'opposizione da solo no, per ma io stavo, anni. Io sono gli ultimi 5 anni sono stato con lui. Però l'amministrazione Pistilli, perché glielo consentiva, si è potuta permettere di fare qualche cosina indebitando il comune. Come chi si compra la macchina a rate, poi le rate poi se il nonno muore, le rate le paga il figlio, le paga il nipote. Quindi, però era qualsiasi amministrazione ha fatto così, avrebbe fatto così. I trasferimenti statali, i dipendenti, il risparmio che tu dici tra i dipendenti che sono andati in pensione, una bella quota se l'è presa la gestione della Tari, perché la gestione della Tari di fatto deve coprire il servizio. Se non c'è più chi fa il servizio e noi quei dipendenti che stavano caricati sulla Tari li caricavamo, come è giusto che sia, sul servizio, quindi andavano a far, diciamo, a costituire il prezzo del servizio Tari che pagavano i cittadini, adesso quei dipendenti che non ci sono più, se non pochissimi sono rimasti sul servizio, li paghiamo alla ditta. Quindi sul fatto che ci mancano quei 3-4 dipendenti in parte è ammortizzato dal problema che tutto è stato esternalizzato. Quindi questa è una parte, il discorso dei trasferimenti statali,
le mancate riscossioni, quello c'è il problema. Le mancate riscossioni c'è il problema, dovuto anche al fatto che abbiamo perso un dipendente lì dentro. Quindi anche quello c'è, che c'è il dipendente che si occupava più che altro di quello. Quindi sono tutte queste situazioni che purtroppo i soldi, se poi uno va a vedere il bilancio di previsione, dice questi soldi che ci sono andati a fare, però ci hai fatto le... No, perché se uno prende un bilancio di previsione negli ultimi anni è stato sempre messo il necessario, se non quando abbiamo incassato i soldi del Ministero, se no quello è. Chiariti diversi punti, vi chiedo di votare per il quarto punto all'ordine del giorno, approvazione addizionale comunale IRPEF 2023. Chi si astiene? Chi è favorevole? Contrari? Vi chiedo di votare per l'immediata esecutività. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Passiamo al quinto punto all'ordine del giorno, approvazione tariffe tarie anno 2023 secondo il piano economico finanziario 2022-2025. La parola al consigliere Davide Perciballi. Buonasera a tutti. Ci troviamo ad approvare le tariffe tarie per l'anno 2023. Come lo scorso anno, le tariffe vengono redatte da Alley, la società che si occupa dei conteggi per conto del Comune, sulla base del PEF redatto ed approvato l'anno scorso con valenza 2022-2023. A differenza dello scorso anno, ci troviamo a fronteggiare uno scostamento del costo complessivo di 14.000 euro circa, che va ripartito per tutte le utenze. Su questo incide l'aumento del costo di smaltimento ed anche l'attivazione del legato. Come da indicazioni di ARERA, questi soldi vanno a modificare la parte variabile, quindi quella che tocca il numero di persone per le utenze. Di seguito vi illustro gli stessi esempi che portavo lo scorso anno. Nel 2022 un'abitazione di 100 metri quadri con due persone pagava circa 185 euro. Più 5%, no, si fa un'altra volta il problema dell'anno scorso. 5% della tassa provinciale. Quest'anno pagherà 195 euro circa. Un altro esempio, nel 2022 un'abitazione di 200 metri quadri con 4 persone pagava 329 euro, quest'anno pagherà 332 euro circa. Un aumento quindi molto contenuto, parliamo di 5-10 euro ad utenza. Quindi nonostante gli aumenti siamo riusciti a limare molto gli effetti. Purtroppo invece le attività commerciali subiscono un aumento maggiore, più o meno pari al 10%. Per questo motivo il Comune, non potendo intervenire sulla Tari, verrà incontro alle esigenze delle attività commerciali per cercare di limare gli aumenti erogando dei contributi per le attività commerciali. La tariffa ha avuto il parere positivo del revisore dei conti. Grazie. Ci sono domande? Piove sul bagnato, anche se contenuti ci sono gli aumenti, quindi... Proprio per fare un discorso politico, io, tu sai bene, io non appartengo a nessun partito, però forse anche il governo, invece di solo farsi bello per quell'eventuale aumento che c'è stato, doveva andare incontro un po' agli enti. Non è arrivato sulla finanziaria, non c'è niente per gli enti, quindi gli enti vengono lasciati da soli, come pure succedeva prima. Quindi anche a livello politico, io parlo adesso perché governa la tua parte politica, quindi sì. Anche da lì il problema c'è, perché i comuni poi si trovano a dover da soli cercare di far quadrare i conti. Non per difendere la Meloni, no, perché non ha bisogno della mia difesa, assolutamente, però sai bene che quando la coperta è corta hanno privilegiato le fasce sono state più colpite dalla crisi economica, quindi penso che qualcosa di positivo l'ha fatta sul caro bollette e ha avuto pure qualche intuizione. Non condivido alcune cose, nonostante che io sono il suo stesso, però chiaramente quando un conto è quando la Meloni faceva l'opposizione, conto è che adesso la Meloni comunque è il premier di un paese importante come il nostro.
e che comunque debba gestire gli interessi di tutti i cittadini italiani. Ma il mio non è una, quindi, non è io, una critica al no, governo no, di per sé. Alcune cose possono essere... Io parlo, ho sempre parlato da amministratore e non da politico. Certo, perché alcune cose possono ricordo... essere... non condivise anche dal sottoscritto che comunque appartiene al suo stesso partito, però chiaramente poi ha avuto un'intuizione geniale, comunque non hai prorogato lo sconto sui carburanti e comunque il costo, questo bisogna riconoscerlo, che è stata molto brava al riguardo, che comunque il costo dei carburanti è sceso e quei soldi sono stati messi sulle bollette e magari a favore di cittadini in grossa difficoltà. Però comunque... le bollette le paga pure il comune, le sì, pagano pure sì, i comuni sì, e poi di conseguenza le pagano i cittadini, quindi è quello, bello, il governo si fa bello per, sicuramente, però può andare incontro anche agli enti locali che poi si trovano come coloro che devono, io penso che l'ANCI e anche chi fa politica sul territorio debba e possa far presente le esigenze degli enti locali. Non è che io condivido, probabilmente non c'erano le risorse per sostenere anche gli enti locali, una situazione vabbè, comunque e potendo di... scegliere due, meglio mi faccio bello io che non si fanno belle sindaci. Certo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Per il sesto punto all'ordine del giorno, approvazione aliquote IMU dell'anno 2023. Vorremmo confermare le tariffe dell'anno scorso, quindi Giuseppe ti chiedo se hai qualcosa a proposito. Mi astengo. Sono d'accordo se non aumentate le... Rimangono uguali, abbiamo detto, a quelle dell'anno scorso. Okay. Allora possiamo votare. Possiamo votare, chi si astiene? Chi è favorevole? Contrari? Nessuno? Immediata eseguibilità. Chi si astiene? Chi è favorevole? Nessun contrario? Passiamo al settimo punto all'ordine del giorno. Approvazione piano di alienazione degli immobili 2023-2025. La parola al sindaco. Sì, molto brevemente, come lo scorso anno non abbiamo messo in vendita alcun bene poiché siamo in attesa e anche con la speranza che possano uscire dei bandi ad hoc magari sul PNRR che possano consentire la ristrutturazione e il riutilizzo di questi immobili. Prego Giuseppe. Un intervento così breve di carattere generale. Per quanto riguarda il centro storico, l'idea magari di metterli in vendita a dei prezzi simbolici come hanno fatto alcuni centri storici per favorire il recupero di alcuni immobili. Ho un'altra domanda che vi faccio: col PNRR non c'era possibilità di fare dei progetti per recupero, riutilizzo di immobili nel centro storico, sempre per favorirne la ricrescita demografica, perché purtroppo in modo inesorabile il centro storico si sta ulteriormente spopolando? Allora, ovviamente la delibera si riferisce ai beni... Sì, questo ho fatto un appunto che non era strettamente, ma visto che stiamo parlando ai beni comunali. Per quanto riguarda il suggerimento che
riguarda invece i beni privati e il rilancio del centro storico, noi insieme con anche il consigliere Luisa abbiamo avuto un contatto con una società che si occupa di recuperi del centro storico e dovrebbero venire, penso nel mese di giugno, luglio, insomma, a fare dei sopralluoghi per capire se il nostro centro storico rientra nelle caratteristiche. In questo caso si fanno dei contratti di comodato d'uso, cioè il proprietario dell'immobile concede a questa società per 10 anni l'immobile e la società lo restaura con fondi parzialmente pubblici, quindi ecco perché riesce a fare queste, lo restaura, lo gestisce per 9 anni e poi torna di proprietà del proprietario, che lo può dare, ripeto, in comodato d'uso gratuito ovviamente. Però di questa cosa abbiamo avuto solamente un primo contatto che dobbiamo approfondire e ci eravamo ripromessi dopo il bilancio di farlo. No, sempre visto che abbiamo derogato dal coso, ma tanto dei flash veloci, sempre io ho visto anche con stupore che sono stati utilizzati i fondi PNRR per circoli bocciofili, per palazzetti di ghiaccio, eccetera eccetera, ma si poteva fare un progetto per un recupero ancora più funzionale del castello su corte, onde renderlo ancora più utilizzabile sia anche degli scopi funzionali più ampi, tipo congressi, tipo convegni, per questo serve chiaramente una copertura dello stabile. Però, visto che milioni di euro hanno preso dei rivoli che obiettivamente in alcuni casi fanno sorridere, circoli bocciofili eccetera, penso che quello sia un patrimonio non solo di storico di Fontana Liri ma di tutta la sociaria, quindi con un fiume di denaro che è stato stanziato, io penso che forse valga la pena tenere in considerazione la possibilità di fare dei progetti ad hoc. Noi dobbiamo purtroppo ad oggi registrare che il PNRR è, diciamo, la maggior parte dei bandi che sono usciti sono calibrati sulle città e poco sui comuni medio-piccoli e pochissimo sui comuni piccoli sotto i 5.000 abitanti. Questa è stata una criticità che è stata evidenziata dall'ANCI, che hanno appunto segnalato questo problema, che magari in città con calcoli demografici di rapporto popolazione abitanti eccetera magari concedono, adesso hai fatto l'esempio delle bocce che non conosco, ma magari concedono alle bocce di Roma o di una città grossa la possibilità di intervenire e invece per i piccoli comuni non ci sono bandi specifici. Noi abbiamo partecipato a 2 bandi per i piccoli comuni, su uno in particolare, che è quello della rigenerazione urbana, che diciamo avevamo per esempio l'ampliamento di Piazza San Paolo, insomma altri interventi anche sul territorio comunale, non c'è stata nessun comune della regione Lazio, della regione Abruzzo, della regione Campania, della regione Toscana, nessun comune. Solamente erano dei calcoli che si facevano in base, diciamo, si chiamava vulnerabilità sociale eccetera, dalla campagna in giù. Ascoltami. Quindi tutte queste cose ci hanno penalizzato ad oggi. A Civite di Bagnoregio come hanno fatto a prendere svariati milioni di euro? Mi sembra 10 o 20 milioni di euro. Però non credo con il PNRR, perché col PNRR non lo so. Sì. No, non saprei.
No, no. Questo non lo so, però è assurdo che si finanziano i campi di bocce e magari il patrimonio, sì, palazzetti di ghiaccio, eccetera, e poi magari ecco delle realtà storiche vengano così lasciate all'abbandono. Io lo trovo sconcertante quello che tu mi dici. La speranza è che comunque con i nuovi bandi si corregga il tiro. Vabbè, l'invito che ti faccio, che noi per esempio, è quello ecco, di tenere la massima attenzione alle possibilità di recupero del centro storico. Assolutamente, ma ovviamente se dovesse diciamo se dovessi avere qualche segnalazione di qualche bando, ben venga, che se ce lo segnali e magari a noi ci è sfuggito e possiamo assolutamente diciamo integrare la nostra progettualità. Votiamo per l'approvazione del piano di alienazione degli immobili 2023-2025. Chi si astiene? Chi è favorevole? Contrari? Nessuno? Immediata eseguibilità. Chi si astiene? Chi è favorevole? Ottavo punto, piano di edilizia economica e popolare e piani per gli insediamenti produttivi e terziari. Per quanto riguarda questo punto, il nostro comune non ha disponibilità di aree fabbricabili da cedere in proprietà o in diritto di superficie. Vuoi aggiungere qualcosa, Giuseppe, su questo punto? Possiamo votare allora. Chi si astiene? Chi è favorevole? Contrari? Immediata eseguibilità. Chi si astiene? Chi è a favore? Nessun contrario. Nono punto, approvazione programma biennale scusate, degli acquisti di beni e servizi 2023-2024. La parola al sindaco. Sì, molto rapidamente, per le uniche due, diciamo, due forniture di servizi che abbiamo come comune che superano i 100.000 euro sono quello dell'energia elettrica e quello della raccolta differenziata. 160.000 euro l'importo presunto per l'energia elettrica, 225.000 euro per il servizio di raccolta differenziata. Solamente questo per gli acquisti del programma degli acquisti biennali. Ci sono interventi? Votiamo per il nono punto. Chi si astiene? Chi è favorevole? Contrari? Nessuno. Immediata eseguibilità. Chi si astiene? Chi è favorevole? Nessun contro. Al decimo punto, approvazione programma triennale opere pubbliche 2023-2025 ed elenco annuale 2023. La parola al sindaco. Sì, continuando il discorso che abbiamo fatto precedentemente, noi nel programma triennale delle opere pubbliche abbiamo inserito qualche progetto che, nella speranza che possa uscire qualche bando ad hoc, anche se a qualcuno abbiamo già partecipato, ad altri li abbiamo inseriti con la speranza che possano uscire. Prevediamo la conclusione nel corso dell'anno dell'intervento del movimento, l'intervento della frana Casale, che quindi entro il 2023 sarà terminato, si riaprirà questa importante arteria con un intervento di 980.000 euro. Poi abbiamo previsto un intervento di 400.000 euro per la sistemazione di dissesti nel territorio comunale, tra cui anche
quello segnalato la volta scorsa dal consigliere Battista che riguardava la zona dei Guzzitti e della Starnella. Abbiamo poi nelle opere diciamo della rigenerazione urbana è prevista la sistemazione e ampliamento dei marciapiedi in varie zone del territorio, e poi l'ampliamento e la sistemazione di Piazza San Paolo per 440.000 euro. Abbiamo messo la sistemazione e l'adeguamento del Barretto di 150.000 euro, il completamento dell'antico mulino, qui abbiamo fatto un bando, abbiamo partecipato a un bando, siamo in attesa della graduatoria, il bando è della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Poi abbiamo previsto un teatro comunale presso le scuole medie con 250.000 euro di interventi, il completamento della chiesa di Santa Barbara e l'ampliamento con un oratorio con 400.000 euro, la sistemazione e l'ampliamento dell'ex scuola sita in piazza Guglielmo Marconi a Fontana Superiore 260.000 euro, messa in sicurezza di ponti e strade comunali 400.000 euro, la realizzazione della strada Tagliafuoco in località Lecese con percorso turistico 200.000 euro, gli ampliamenti dei due cimiteri comunali che oggi necessitano di interventi per 700.000 euro, perché insomma abbiamo bisogno di un intervento strutturale molto, perché siamo ormai all'esaurimento dei posti disponibili. La realizzazione del manto sintetico sportivo comunale, qui abbiamo fatto la domanda, abbiamo partecipato al bando sport e periferie, è uscita proprio nei giorni scorsi la graduatoria, non ci siamo rientrati sempre perché le risorse sono messe a disposizione, sono pochissime rispetto alle domande. L'ANCI ha chiesto l'integrazione e lo scorrimento della graduatoria, speriamo che questo avvenga. Poi abbiamo previsto lavori di efficientamento energetico sulle scuole medie per 500.000 euro e sulla pubblica illuminazione. Diciamo, questi sono gli interventi principali, tra cui voglio segnalare anche la sistemazione delle strade rurali e la riqualificazione degli antichi fontanili e delle sorgenti, sperando sempre che, ripeto, possano uscire dei progetti specifici, dei bandi specifici a cui possiamo rispondere. Allora solo una piccola osservazione al sindaco, visto che è anche la delega ai lavori pubblici. Molto contento che si sta sistemando la frana Casale e che a presto verrà riaperta al traffico, eccetera. Però ti volevo segnalare che purtroppo la strada che è giù dalla provinciale fino alla stazione di Santo Padre, eccetera, col passaggio di mezzi pesanti, eccetera, sta subendo una serie di danni ai quali, secondo me, è giusto che la ditta debba porre dei rimedi. Già basta che tu, se entri, le doppie curve lì, i mezzi, le doppie curve qui a 100 metri dalla provinciale, poi se quando vuoi, se ti trovi di passaggio, puoi verificare che l'asfalto è stato praticamente è stato rovinato, è stato sgretolato, perché chiaramente sono mezzi che su delle strade comunali del genere, su delle strade rurali creano dei danni irreversibili. Quindi mi sembra opportuno che tu debba segnalare e ottenere la riparazione dei danni che purtroppo sono stati, anche se involontariamente, commessi. È una cosa no, che grazie per la grazie per la segnalazione, lo faremo presente e verificheremo subito con diciamo faremo dei sopralluoghi per capire che tipo di problematiche ci sono e se la ditta effettivamente è responsabile, cercheremo di farla intervenire. Ok. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Chi si astiene? Chi è a favore?
Nessun contrario. Per quanto riguarda l'undicesimo punto, vi chiedo il ritiro per approfondimenti. Il punto riguardava esame ed approvazione del documento unico di programmazione 2023-2025. Chi si astiene? Votiamo per il ritiro del punto. Allora, vi chiedo di votare per ritirare l'undicesimo punto. Ok. Tutti i favori. Favorevoli. Favorevoli 7. Nessun contrario? No. Quindi votiamo per il ritiro. Dodicesimo punto, delibera di Consiglio Comunale numero 5 del 27/3/23, affidamento della gestione del Centro Anziani Fontanalirio all'Associazione di Promozione Sociale denominata Centro Anziani di Fontanalirio APS ed approvazione dello schema di convenzione, rettifica ed integrazione. La parola al Sindaco. Sì, la volta scorsa abbiamo votato la convenzione con il Centro Anziani APS e qualche giorno dopo, successivamente all'approvazione, è pervenuta una nota di un socio, un iscritto, che evidenziava che il Comune non aveva rispettato i 6 mesi di iscrizione a RUNTS da parte del Centro Anziani. Il Centro Anziani risulta iscritto ufficialmente dal 17 gennaio 2022, quindi non erano trascorsi i 6 mesi. Quindi l'osservazione poteva apparire fondata. Noi abbiamo svolto delle verifiche, delle ricerche, in particolare la norma che consente, diciamo, invita i comuni a rispettare i 6 mesi dall'iscrizione al RUNTS, la ratio della norma è finalizzata a far sì che il comune, quando va ad affidare in convenzione appunto la gestione di un centro anziani o di altre attività similari, ovviamente senza scopo di lucro, siano realtà consolidate da almeno 6 mesi e quindi siano realtà affidabili. Nel caso specifico è indubbio che il centro anziani precedentemente costituito era attivo dai tempi lontani ed è quello stesso centro anziani che noi, con delibera approvata a maggio, abbiamo invitato ad adeguarsi alla normativa regionale. Quindi il centro anziani già c'era. Gli abbiamo detto, no, cambia forma giuridica, devi diventare APS. Loro l'hanno fatto con una continuità che è indubbia e quindi i 6 mesi di iscrizione a RUNTS, come cita anche nei vari pareri il Ministero, possono non essere applicati. Ed è quello che scegliamo, cioè che abbiamo convintamente, diciamo, deciso noi, sia perché parliamo di un'attività di centri anziani, dove non c'è lucro, dove c'è solamente un'attività di svago, ricreativa, e l'eventuale annullamento che qualcuno paventava o anche il posticipare la convenzione comunque avrebbe provocato un danno inutile al centro anziani. Il centro anziani ha tutte le carte in regola per poter continuare questa attività
per conto del comune e quindi può tranquillamente programmare le proprie attività. Da questo, dal nostro punto di vista, l'osservazione che è stata fatta è irrilevante, così come evidenziato nel testo della delibera. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Prego, Giuseppe. No, semplicemente brevemente, sul punto voterò a favore, ma non si parla di centro anziani. E io ero assessore ai servizi sociali quando è stato inaugurato. All'epoca, e penso che ancora oggi sia il fiore all'occhiello del paese, forse va gestito da parte poi dei soci stessi con più impegno, con più consapevolezza di avere una struttura che pochi comuni della provincia di Frosinone hanno a disposizione, e a volte anche forse con un po' più di trasparenza, ma soprattutto per evitare le solite voci di piazza che sono anche fastidiose, visto che parliamo di una realtà che ha quasi esclusivamente una funzione ricreativa e di aggregazione. Quindi voto a favore, perché io sono a favore del centro anziani come realtà operante nel paese, e che l'amministrazione si adoperi affinché il suo funzionamento sia ottimale e ci sia anche da parte la massima attenzione anche da un punto di vista di quello che è il bilancio, perché poi va gestito e va gestito in modo ottimale. Apprezzo, consigliere Battista, dottor Battista, che condivide l'impostazione e soprattutto il concetto che parliamo di centro anziani. Cioè, parliamo di un'attività puramente ricreativa e priva di lucro. Quindi è, diciamo, l'obiettivo comune che funzioni al meglio senza particolari problematiche. E anche, secondo me, questo lo aggiungo a titolo mio personale, senza un'esasperazione di cavilli che nei centri anziani non occorre. Beh, mi associo a questi vostri pensieri, vi chiedo di votare per il 12° punto all'ordine del giorno. Chi si astiene? Chi è favorevole? Per l'immediata eseguibilità, chi si astiene? Chi è favorevole? Contrari? E quindi con questo punto possiamo chiudere il Consiglio Comunale. Un saluto a tutti i partecipanti e soprattutto a tutta la cittadinanza che ci ha seguito da casa. Buona serata a tutti.